Ciao a tutti gli amici di Insella, oggi vi presentiamo una vera e propria anteprima mondiale. Doveva essere infatti presentato ufficialmente tra qualche giorno a ICMA, ma noi siamo riusciti a metterci le mani un pochino prima. Stiamo parlando della SVM Oku 125. SVM che è ICMA si presenterà in forze presentando tantissime novità per il prossimo 2023 e la Oku 125 è una delle più importanti. Si tratta infatti di una bella naked dalle linee aggressive, parecchio simili in verità a quelle che lo studio Kiska ha realizzato per le nude di casa KTM. Faro ribassato, linee tese del serbatoio, codino filante, generalmente delle dimensioni da naked più grande. Il motore è un mono 4 tempi da 124,7 cm3 e 15 cavalli pieni che SVM monta generalmente sulle sue 125 più performanti, come ad esempio le Super Motard. Il telaio a traliccio prevede sospensioni semplici ma efficaci, c'è una forcella con steli rovesciati da 41 mm e un classico mono posteriore. Nessuna delle due unità è purtroppo regolabile. La frenata invece è garantita da un disco singolo a 300 mm davanti con profilo a margherita e dietro invece a 220, entrambi coadiuvati da ABS a doppio canale. A svettare su tutto il grosso cruscotto TFT per dimensione a metà tra un tablet e uno smartphone, regolabile dal punto di vista estetico e completo di tutte le informazioni. Tra le varie informazioni disponibili c'è persino un inedito, soprattutto per quanto riguarda le cilindrate 125, ovvero la possibilità di conoscere in tempo reale la pressione degli pneumatici. In sella si sta comodi, la seduta è ben svasata e complice l'altezza da terra di soli 79 cm si poggiano i piedi con estrema facilità. I comandi sono alla giusta distanza, il manubrio è bello largo e le pedane raccolte, come la vera naked sportiva. Il peso di 136 kg inoltre garantisce delle manovre da fermo eseguite in tutta facilità. Discorso leggermente differente per il passeggero, che ha sì una porzione di sella abbastanza abbondante, qualche appiglio, ma la comodità di certo non è da riferimento. Ma ora è il momento di vedere come va la nuova Oku 125, per cui venite con noi! Una volta in sella si capisce che la SVM ha una posizione di guida d'attacco, si è protesi in avanti, pronti a divorare le curve. Il manubrio però è molto vicino al busto del pilota e la sella è corta, perciò chi supera il 1,75 si troverà un pochino rannicchiato. Il monocilindrico è un pochino pigro ai bassi regimi, ma raggiunti 4000 e tenendo spalancato il gas si sveglia e sale rapido. Ottima nei rapidi cambi di direzione, dove la SVM può sfruttare il peso contenuto di 136 kg per passare da una piega all'altra molto rapidamente. Le sospensioni svolgono onestamente il loro lavoro, ma la forcella ha una taratura morbida e affonda leggermente nella prima parte, offrendo comunque un buon sostegno quando il ritmo si alza e garantendo sempre un buon assetto anche quando si viaggia veloci. Da rivedere la frenata, forse si tratta di uno dei primi esemplari o forse i dischi e le pastiglie sono nuovi, ma abbiamo riscontrato un leggero ritardo nella risposta nella prima parte di pressione della leva. Insomma, la SVM 125 è una piccola, naked, ben fatta, dalle linee molto aggressive e dalle prestazioni interessanti, capace di solleticare il palato dei sedicenni più sportivi. Ma non si tratta di sola apparenza, perché il motore, il telaio e la ciclistica consentono prestazioni davvero divertenti. E poi c'è la dotazione di serie, che comunque è completa ed è cappeggiata da questo piccolo iPad al posto del cruscotto. Ultimo dettaglio, il prezzo. La SVM Oku 125 costerà 3.990 euro, un prezzo assolutamente in linea, forse anche leggermente più basso rispetto alle concorrenti sul mercato. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace qui sotto, seguirci sui nostri social, sul nostro canale YouTube e ovviamente sul nostro sito insella.it. Da Massimo Migliani della SVM Oku 125 è tutto, per cui ci vediamo in sella alla prossima moto oppure se siete a Milano la prossima settimana a ICMA. Ciao!